Quasi tutto pronto in Piazza Santa Croce a Firenze per il torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino, che quest'anno vedrà le semifinali sabato 1 giugno alle 18 tra i verdi di San Giovanni e gli azzurri di Santa Croce, e domenica 2 giugno tra i rossi di Santa Maria Novella e i bianchi di Santo Spirito. La finale, causa elezioni amministrative per un eventuale ballottaggio, è stata anticipata sabato 15 giugno, anziché il giorno del patrono, il 24. 5.000 biglietti andati, tutti esauriti, mentre cresce la febbre per il calcio in costume, che ha anche visto un aumento dei tesserati, sempre più giovani. Ricordiamo che Toscana TV trasmetterà in diretta la semifinale e a partire dalle ore 16, quindi l'appuntamento è per il 1 giugno, sabato, anche il 2 giugno naturalmente, e vi aspettiamo. A condurre sarà Andrea Vignolini. Cosa possiamo dire? Possiamo dire dei magnifici messeri. I magnifici messeri saranno persone molto conosciute nel mondo del calcio storico, ma in tutta Firenze. Sono calcianti veramente straordinari. È un omaggio a tutti i calcianti scesi sul sabbione in questi quasi 100 anni di storia dalla ripresa del calcio in costume. Per la partita azzurri-verdi ci saranno Gianluca Lapi e Gabriele Ceccherelli, detto Zena, che non hanno bisogno di presentazioni nel mondo del calcio storico. E per la partita rossi-bianchi ci sarà Alessandro Franceschi, detto il Ciara, che è calciante, ma è anche uno che lavora ogni giorno per il colore rosso ed è una persona straordinaria. E un'altra persona straordinaria, calciante e grande allenatore, Maurizio Barni, che sarà invece il magnifico messere insieme a Alessandro Franceschi, detto Ciara, per la partita bianchi-rossi. I paliotti sono stati realizzati da una studentessa dell'Istituto d'Arte Alberti. Ho realizzato questi due paliotti appunto per il calcio storico, entrambi utilizzando due tecniche, una più pittorica e una invece più moderna. Infatti inizialmente l'ho realizzata in digitale e poi li ho riportati su tela utilizzando i colori ad olio, e per la cornice invece appunto con una foglia d'oro per risaltare di più il dipinto in sé.